mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti in fissa e diceva per te. Tu corri in questa vita, niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande. E tu corri, e noi abbiamo fatto la nostra corsa qui su Teleroma 56 per una ricca stagione del gioco del calcio. Partiamo oggi 3 ottobre, finiremo a fine maggio e racconteremo la storia del calcio, dei bambini, dei ragazzi, di chi vuole giocare realmente e bene a pallone, ovviamente raccontando anche le storie di periferia della nostra città, che è Roma ovviamente, e anche della nostra regione. Tanti ospiti oggi, diciamo che ci siamo portati io e Alessandro Carta, che è qui accanto a me anche quest'anno, vicino. Buonasera, ciao, buonasera Alessandro, a tutti. Come ciao, hai passato Giusi. L'estate? Benissimo, dalla mia Sardegna e quindi benissimo. Benvenuti anche da parte mia alla nuova edizione del gioco del calcio con la U, perché vengo dalla Sardegna, infatti. Esattamente, lui è sardo, per questo l'ho preso. Allora, gli ospiti, come dicevo, oggi sono tantissimi, poi racconteremo quello che faremo ovviamente durante questi 9 mesi, queste 36 puntate. Comincio con un signore che ci è venuto a trovare anche la scorsa edizione, Stefano Caira, procuratore anche di Francesco Totti, vero Stefano, se non sbaglio? Una volta, Stefano è stato procuratore. Accanto a Stefano ho una iniziativa nuova che noi quest'anno seguiremo. Abbiamo 2 studenti universitari, perché quest'anno faremo il calcio del liceo e dell'università, giusto Marco? Ecco qua, Marco Ricciarelli, che è responsabile di One Tornei. Noi seguiremo tutto l'anno cosa? Raccontaci un po'. Seguiremo tutto l'anno il Roma College League, che è una competizione nata l'anno scorso, creato insieme a Flavio Rollo, che è accanto a te, che è questo biondino qui accanto a Marco. Ed è il torneo di calcio a 8 dei licei romani. Perfetto. Che tra l'altro da quest'anno diventerà anche nazionale. E quindi come dire, raccontiamo il calcio anche all'interno della scuola, quindi scuola, non soltanto esatto, nei campi di pallone. Ovviamente con te ci sono abbiamo portato 2 ragazzi, 3 ragazzi. Abbiamo partecipato all'edizione scorsa. Esattamente, presentatevi ragazzi. Certo, Sono Stefano. Stefano. Daniel. E il ragazzo. E Lorenzo. Perfetto, sono 2 licei di Roma, mi pare, sì. Mi dicevi il Lorenzo è del Pirelli, mentre Stefano e Daniel del Gullace. Perfetto, quindi racconteremo anche la scuola. Cioè come si fa sport a scuola, se si fa sport a scuola, cosa non si fa a scuola, giusto ragazzi? Allora, sotto c'è Nardita, però lo presentiamo dopo quello dell'Ardita perché è dall'altra parte. Di qua ovviamente la nostra squadra di Serie A, la RES Roma e Artemio Scardicchio. Buonasera Giusi. Ciao. Subito un in bocca al lupo per questa nuova stagione. Grazie, il lupo sai è sempre buono, lo sai, con me poi in particolare ovviamente. E c'è una novità quest'anno, perché noi l'anno scorso abbiamo fatto un servizio molto carino, abbiamo seguito un pomeriggio di allenamenti di una società che fa la terza categoria, se non sbaglio, Carolina, l'Ardita San Paolo. Ecco, ci racconti un po' che cos'è questa società, questa società di Roma, di San Paolo, ovviamente il quartiere di Roma. Periferia di Roma, buona. Sì, allora periferia, siamo di San Paolo. Intanto ti ringrazio, anche io mi metto a darti un in bocca al lupo per questo. Grazie, per questo... grazie anche Alessandro, ovviamente, certo. Ma grazie. Tutti quanti noi ovviamente. Per quest'anno e per questa nuova trasmissione su Teleroma 56. Noi siamo l'Ardita San Paolo, che è una squadra particolare, come dicevi tu. Sì, esatto, perché, molto particolare. È una terza categoria, per cui in realtà probabilmente non avrebbe neanche senso presentarla in TV. Però in realtà... Vabbè, ma io presento quelle che non vanno in TV, lo sai. No? Okay. Noi in realtà abbiamo una struttura societaria molto particolare, perché siamo la prima squadra romana e probabilmente anche in Italia che si finanzia esclusivamente attraverso l'azionariato popolare. Quindi con i ragazzi che giocano a pallone, giusto? Con il, sì, ovviamente, sì. Lo staff, esatto. Nel senso è un azionariato che non Barcellona?
Sì, non riguarda solamente chi gioca nella nostra società e non riguarda neanche solo lo staff, ma riguarda tutto il quartiere di San Paolo e i quartieri limitrofi come Garbatella, Marconi, insomma tutto il quadrante sud della capitale, per cui noi non abbiamo un presidente, ma tutti i nostri tifosi ci sostengono finanziariamente. Perfetto, tanto che da quello che ho notato, da quello che so, insomma poi vi ho anche visto, avete un folto pubblico che vi segue tutte le domeniche quando fate le partite, più di 200 persone, insomma neanche una, credo neanche il Sassuolo abbia tutta questa gente, se non sbaglio, esattamente, giusto se non sbaglio, vero Carolina? Sì, 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 okay. Durante le partite più importanti come il derby abbiamo raggiunto veramente anche numeri importanti. Numeri di una società di Serie A, di queste piccoline che stanno venendo su. Sì, sicuramente, magari di Serie A no. In C2 sicuramente. Allora, quindi insomma, abbiamo presentato un po' tutti, abbiamo presentato i ragazzi che ci accompagneranno in questi 9 mesi di appuntamento e ovviamente voglio anche ringraziare in questo Stefano Boratta e la Federazione Italiana Gioco Calcio che quest'anno ancora ci supporta e ci sopporta ovviamente, Comitato del Lazio. Perché in qualche modo mi hanno dato una mano per organizzare questa bella sigla che avete visto, insomma ho voluto dare una ripulita anche alla sigla, bellissima, i bambini dell'oratorio di Garbatella della Chiesolella, non sbaglio, che Chiesolella, Chiesoletta, ecco lei mi corregge perché sbaglio sempre, della Chiesoletta, che poi è l'oratorio dove Agostino di Bartolomei lanciò i primi calci al pallone, quindi diciamo un oratorio storico. Volevo ringraziare i bambini che hanno partecipato ovviamente allo spot, alla sigla nostra, Raffaele, Sofia, Manuel, Francesco, Stefano, Ali, Neama e chiude Chiara. Allora, cominciamo la trasmissione, dopo questo lungo preambolo di presentazione, poi ovviamente durante l'anno ci racconteremo quello che succede, seguiremo la RS Roma, i risultati, manderemo ovviamente le partite in casa della RS Roma, i 2 minuti famosi della RS Roma, parleremo di calcio femminile, parleremo di scuole calcio che verranno qui ospiti già dalla prossima settimana a raccontare quello che funziona e quello che non funziona, e più quello che non funziona dico io, però ce lo faremo raccontare da loro. Alessandro. E parleremo anche della storia dei mondiali di calcio, visto che le nostre puntate culmineranno con i mondiali in Brasile nel 2014. E infatti la scelta di Stefano Caira, oltre che essere un grandissimo personaggio del mondo del calcio, che ha ricoperto molteplici ruoli a partire da 20 anni in federazione, ha organizzato i mondiali di calcio in Italia nel 1990, parleremo dei mondiali di calcio e anche di come è nato il calcio. Ad esempio adesso fa piacere sapere che in studio quest'anno avremo i ragazzi dei college, perché pochi sanno, e io me lo sono dovuto studiare, io l'ho saputo da te, mondiali, io l'ho saputo da lui, perché si gioca sempre 11 contro 11. Voi? Perché si gioca 11 contro 11? Vediamo un po', i studenti. Niente, non lo a scuola, sanno. Niente, neanche qua, non lo sapete. Li togliamo subito dall'imbarazzo. Tu lo sai, Artemio? Perché Stefano, lo sai? No, lo togliamo dall'imbarazzo perché le camerate dei college inglesi erano composte da e prevedevano 11 posti letto. Quindi? E quindi il tutto si è proporzionato a 22 giocatori in campo. Ecco, questa è la prima particolarità del calcio. Poi ce ne sono tantissimi che nel corso delle vedo nostre lì sopra, però. Puntate... Beh, ma le mie gambe lunghe da Alba Parietti, sai, io ho bisogno è di questi scappelli. Lui, ecco. È sardo, appunto. E quindi inizierei a chiedere proprio a Stefano una domanda sui mondiali, visto che ha organizzato benissimo, devo dire, i mondiali d'Italia nel 90. Quando vi siete trovati a organizzare, no? Nelle prime riunioni, avete letto la storia dei mondiali? Dove, tra l'altro, ci sono sempre dei collegamenti con la politica, perché io ho letto degli interessantissimi spunti sul collegamento politico della scelta della squadra che deve organizzare il mondiale. No. Ma indubbiamente no, l'assegnazione stessa di una manifestazione così importante, che sia mondiale, che sia olimpiade, che sia campionato europeo, ha comunque sempre un risvolto e una matrice politica. Certo, la scelta se non causale, comunque almeno è importantissimo il sostegno, e noi ne sappiamo qualcosa perché non più tardi di un anno fa l'Italia, Roma non ha avuto le Olimpiadi per una magari scelta, su altre scelte, per una scelta politica. Beh, comunque, sì, certo, perché in un modo o in un altro, ma comunque, comunque è stata sempre una scelta politica. Infatti quindi, Stefano ha parlato di Olimpiadi, non a caso la decisione di fare i mondiali di calcio è nata proprio dalle prime manifestazioni internazionali alle Olimpiadi di calcio. E quindi in Francia, e vedremo poi nel corso della storia dei mondiali a Parigi, esatto, spesso sono state prese delle decisioni importanti. E il famoso Jules Rimet decise, che era il presidente della FIFA, è stato il secondo presidente della FIFA, il primo un certo Guérin, sempre francese, decise di far organizzare i mondiali in Uruguay, esatto, perché l'Uruguay aveva vinto le Olimpiadi e di conseguenza era la squadra più forte, ma inoltre
cadeva il centenario dell'indipendenza e della Costituzione della Repubblica dell'Uruguay. Preparatissimo questo. L'ho dovuto studiare tanto, proprio le cuffiette si è messo per ma con delle particolarità bellissime. La decisione della sede venne presa nel 1929 a Barcellona, non a caso una delle sedi ancora più importanti del credo calcio, del mondo del ovviamente. Calcio. Abbiamo le immagini? Abbiamo le immagini che manderemo subito dopo, sicuramente. Perfetto. Allora, noi partiamo con un servizio perché particolare. Io l'anno scorso ho seguito, come sapranno chi ci segue con il gioco del calcio, ma anche per altri reportage che ho fatto per altre cose, il campo testaccio. Quindi vogliamo tornarci quest'anno perché il sindaco di Roma, l'attuale sindaco di Roma, ha fatto una promessa, ha detto che il campo testaccio tornerà ai romani, alla scuola calcio, quindi agli abitanti di Testaccio e di Roma. Quindi in un piccolo sunto raccontiamo quello che è stato il campo testaccio e ovviamente la storia politica, perché politica si tratta, di campo testaccio dal 2007 fino ad oggi. Prego. Non sembra di stare in un campo di pallone, invece in realtà questo è un importante campo di pallone di Roma. Esatto, questo è il campo storico, lo storico campo testaccio dove poi è nata la S Roma. E questo campo è stato vinto anche uno scudetto della S Roma. E purtroppo ora la situazione è questa, insomma, che possiamo vedere. Andiamo. L'operazione, diciamo, è partita, mi sembra, nel 2007, è stato approvato il piano per la realizzazione di un PUP, un parcheggio pubblico al di sotto del campo testaccio. Noi è sembrata subito un'operazione intelligente, insomma, anche visto anche la carenza di parcheggi e di box in questa zona, era un'operazione, insomma, che a noi sembrava ottima, però ovviamente noi anche in contatto con l'amministrazione ci informavamo se la cosa, insomma, andava avanti, ma a giugno 2009 ancora il permesso a costruire non era stato firmato. Da giugno siamo passati a settembre 2011, che per noi sarebbe andato comunque bene perché l'attività sportiva inizia a settembre. E tutto questo noi ci trovavamo a far da tramite tra la ditta, tra l'amministrazione e i nostri utenti, i nostri iscritti. Ovviamente però la nostra posizione, che era quella da tramite, noi ci dicevano delle cose, riferivamo ai genitori e questo ci ha fatto purtroppo passare per delle persone che dicevano persone poco serie, perché ovviamente le cose che dicevamo ai genitori, che erano quelle che ci riferivano la ditta e l'amministrazione, non venivano mai mantenute. E purtroppo l'anno seguente tutti i nostri iscritti si sono voluti spostare. Danno comunque economico, al di là di tutto, forte. Assolutamente sì, ma economico, di immagini, ovviamente, cuore, di cuore, perché per noi è veramente triste vedere l'impianto in queste condizioni. Noi ovviamente speriamo di tornare qui perché questa è la nostra casa. Curzio del Testaccio dice che è la nostra casa, ma in realtà è la casa di tutti i romani e di chi ama il calcio, giusto Artemio? Che giustissimo. È giusto, vero? Allora, noi seguiremo questa vicenda tutto l'anno, noi seguiremo la rinascita del campo Testaccio, cercheremo di provare a raccontare ovviamente durante questi 9 mesi e a dare la forza anche, che ne so, a questo nuovo sindaco di proporre, di riproporre questo campo. Non sarà facile sicuramente, perché da quello che so un primo appuntamento c'è stato con la proprietà, non si è presentata l'appuntamento, quindi vediamo un po' cosa succede. Noi comunque continueremo imperterriti a rompere le scatole perché rivogliamo campo testaccio, giusto ragazze? Insomma, è una cosa molto importante. Lei mi guarda, tu vieni da Genova, se non sbaglio, quindi mi guardano un po' male di questa che dice. Ovviamente il campo testaccio ovviamente è il campo della Roma, dove la Roma ha vinto il primo scudetto a Roma, quindi è un punto di riferimento per il calcio a Roma, che è in quelle condizioni. Vai, ne vorrei approfittare per dire, ridiamo anche lo stadio Sant'Elia al mio Cagliari cortesemente. Vabbè, ho capito. Per ora giochiamo a Trieste. No, per ora partiamo con campo testaccio. Artemio,
Ci racconti l'avvio della Res Roma? Sì, volevo iniziare prima presentando le ragazze. Allora, ne abbiamo quattro, due new entry e due colonne storiche della Res Roma. Allora, inizio dalle due new entry. Davanti a me ho Silvia De Blasio, proveniente dal Molassano Boero, genovese doc, laterale sinistro. Accanto a lei, come il nostro sindaco di Genova. Accanto a lei, la giovane Margot Gambarotta, di terzino destro. Che ha tanta voglia di parlare, quindi c'è una bella faccia di quelle, non vedeva l'ora di entrare e che iniziasse la trasmissione. Poi due colonne storiche della Res Roma, due ragazze che hanno portato la nostra squadra dai campionati regionali fino all'Olimpo del calcio femminile. Abbiamo Luana Fracassi e Claudia Ceccarelli. Loro sono già venute da noi, so che hanno un regalo per me, vero? Hanno un regalo per te. Posso avvicinarmi? Allora, mi avvicino a prendere il regalo. Della maglia della Res Roma. Da notare. Da far notare a tutti che sulla manica destra c'è il gioco del calcio, scusate, eccola qua, la vedi? Dov'è? C'è il logo del gioco del calcio, chiaramente il nostro partner. Esatto, no, loro dicono che gli abbiamo portato fortuna, io sono contenta, la metto non per andare a dormire, te lo giuro. Io magari mentre racconto un po' come è andata sabato, vorrei che intanto la indossi. Va bene, se poi me la indosso, ma sto col microfono, poi mi fanno, la indossiamo dopo. Ok, allora dicevo, sabato abbiamo iniziato subito a Verona contro quello che in realtà è il Chievo femminile, ma la squadra si chiama Valpolicella, infatti le ragazze vestono tutte la maglia del Chievo femminile. È stata una partita ricca di emozioni, è finita 3-3, siamo passati in vantaggio noi con Vukcevic che al terzo minuto ha segnato anche il primo gol di tutta la Serie A femminile, poi loro hanno pareggiato al quarto d'ora anche meritatamente dopo 2-3 azioni, noi di nuovo in vantaggio con Nanni, nella ripresa 3-2 per loro e a due minuti dalla fine Coluccini ha pareggiato i conti, quindi se mi intervistavate due giorni fa non avevo voce grazie a Coluccini. C'è da dire che l'azione è nata da Claudia Ceccarelli, entrata in campo 5 minuti prima, determinante. Esatto, ma lei è sempre stata determinante, anche l'anno scorso, pubblicità, segnale, eccoci qua, noi ci vediamo tra pochissimi minuti, col gioco del calcio, In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da...